Il nostro simbolo continua a tenerci compagnia per le interviste. Chiudiamo questo bellissimo ricordo che vogliamo dedicare al premio Vis Juridica e anche Vis Juridica Creativa, raccontando se veramente siamo stati capaci questa sera di trasmettere, per esempio, ai nostri videoascoltatori i valori a cui teniamo tantissimo: giustizia, legalità e buona cucina etica. Ce l'abbiamo fatta, secondo lei? Ma direi decisamente di sì, non è la prima volta che l'associazione riesce a unire diciamo, tutti questi aspetti significativi della nostra vita, la giustizia e anche i piaceri della buona cucina e della tavola. Gli ospiti premiati questa sera sono tutte personalità eccelse del mondo del diritto e della cultura che si sono contraddistinte sui temi della legalità, della sicurezza e della giustizia, quindi direi che veramente abbiamo raggiunto lo scopo ed oltretutto è stata una bella serata e credo veramente che nessuno si sia annoiato. Posso chiederle se c'è un premiato, un premiante che secondo lei ha lasciato qualcosa di più rispetto agli altri, senza nulla togliere a nessuno naturalmente, ma per empatia con il pubblico, con il suo pubblico, perché comunque è anche legittimo esprimere delle così, preferenze in questo caso. Io per esempio ho avuto l'onore di premiare la senatrice Cirinnà, che ho visto per la prima volta, la conoscevo soltanto come personaggio televisivo e come uomo politico di spicco, e devo dire che è una persona molto amabile, simpatica. Io non ho mai condiviso particolarmente queste sue battaglie, però devo dire che conoscendola da vicino devo dire, il premio se l'è meritato e effettivamente ha fatto qualcosa che a prescindere dai punti di vista cambierà in qualche modo la nostra società e della quale probabilmente parleremo nei prossimi anni. Questo è fondamentale e anzi poi l'onorevole Cirinnà ha detto anche una cosa molto carina, ha detto spero di riuscire a mantenere, no? Poi i propositi per i quali sono stata premiata e quindi noi ci auguriamo che anche gli altri portino avanti queste intenzioni. Sì, sì, è stata veramente sono state delle belle iniziative. Mi è piaciuto anche molto il premio dato ai colleghi che hanno organizzato insieme alla magistratura la festa della legalità che per il secondo anno si terrà nella città giudiziaria a Piazzale Clodio e anche quella è un'iniziativa interessantissima e significativa perché porta i giovani delle scuole all'interno della città giudiziaria, gli fa vivere le esperienze del processo, di come si svolge la giustizia nel nostro paese e gli fa capire anche dei principi e delle cose che possono essere utili per la loro vita futura e per lo sviluppo. Benissimo, perfetto, grazie. Grazie.